Cioè, l'anno scorso dicevamo, va tutto bene, sono tutti contenti, sono tutti felici, pure quelli che giocano poco non si lamentano. Quest'anno è esattamente l'opposto, va tutto male e quindi certe cose possono succedere con un po' più di facilità. Ma non è che Mo Juan Jesus e Di Lorenzo si odiano. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario del Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare di Napoli-Roma 2-2. Facciamo il video solito delle pagelle. Qualcuno ora dirà: "Ne Dario, ma perché continui a fare queste pagelle che tanto ormai il campionato è andato?" A me piace farle e poi comunque non è neanche giusto che le faccio solo quando si vince e quando tutto va bene e non le faccio poi quando tutto va male. Ora, nel caso della partita di ieri, diciamo che è stata alla fine una partita tutto sommata positiva, nonostante i gol mangiati, però vanno fatte a prescindere, diciamo, ragazzi, anche perché così teniamo un po' la settimana occupata, perché mo si gioca lunedì addirittura, quindi andiamo a parlare un po' delle pagelle. Prima di cominciare però mi raccomando, come sempre, iscrizione al canale, ragazzi, tanti di voi stanno aumentando le persone che guardano i video, ma le persone che si iscrivono stanno, diciamo, non stanno aumentando, ecco, quindi voi che guardate i video e non vi iscrivete, fatelo innanzitutto perché ci mancano tipo 8-9 persone ai 3.300, quindi siamo lì per raggiungere questo traguardo e poi è totalmente gratis, quindi fatelo perché aiutate a far crescere questo progetto. Poi attivate anche la campanella, mi raccomando. Detto questo, partiamo subito e partiamo con l'analisi degli screenshot, chiamalo così perché oggi ce ne sono tante. Ce ne sono tante perché comunque abbiamo fatto un bel po' di azioni da gol. Allora, questa è la prima immagine che andiamo ad analizzare è quella di uno dei tanti tiri di Osimhen. Siamo al 29esimo. Che succede? Praticamente c'è questo lancio di Politano, il classico lancio di Politano che di prima la butta in avanti per Osimhen. No, questa è una di quelle cose che l'anno prossimo non avremo più, perché Osimhen è quel tipo di attaccante, c'ha quella esplosività fisica che ti permette comunque di rendere ogni pallone veramente pericoloso. Con uno come Osimhen, una palla lanciata a caso anche davanti diventa potenzialmente un'azione da gol. C'è questa palla che arriva da Osimhen. Qui Osimhen, secondo me, fa soltanto un errore. Non aspetta. È un po' frettoloso perché alla fine che fa? Va a fare il tiro, però ovviamente da quell'angolazione c'è una porzione di porta molto piccola e quindi inevitabilmente poi il pallone va a finire in faccia a Svilar. Però qua secondo me Osimhen, se avesse atteso quel secondo in più, sarebbero arrivati alle spalle di Lorenzo e Kvara, perché poi se voi vi guardate l'azione, subito dopo si vedono Kvara e Di Lorenzo che attaccano l'area, quindi secondo me qua Osimhen doveva leggermente, diciamo, essere un po' più attendista. Arriviamo alla prima vera palla gol buttata, quella di Anguissa. Allora, innanzitutto, come arriviamo a questa situazione? Arriva da una rimessa dal fondo di Meret che va a, diciamo, a fare questo lancio lungo per vie centrali verso Osimhen, che nel mentre ha fatto questo movimento all'indietro e va a fare questa sponda per Anguissa, che nel frattempo si era inserito alle spalle della difesa e quindi prende controtempo i difensori della Roma e si trova a tu per tu con Svilar. Ora, io non capisco una cosa. Anguissa stava andando, diciamo, verso questa direzione, no? Poi a una certa decide di defilarsi verso il centrodestra. E secondo me qua già c'è il primo errore. Qui Anguissa cosa doveva fare? Secondo me doveva provare a chiuderla sul primo palo, quindi andare di qua. E invece Anguissa che ha fatto l'ha proprio scaraventata al settimo anello di San Siro. Non ha proprio centrato la porta. Quindi qui Anguissa, secondo me, sbaglia a defilarsi sul centrodestra e poi butta via questa palla in maniera clamorosa, non c'entrando manco il portiere. Chissà, avresti fatto angolo e magari andava a segnare, non si può sapere. Però questa palla veramente se l'è mangiata in maniera clamorosa. Ho messo poi, ragazzi, questa immagine per farvi vedere un po' il lavoro di Caius ieri, perché se voi andate a vedere la classifica per tocchi, adesso ve la faccio vedere proprio in diretta. Se ne andiamo a mettere la classifica dei tocchi, vedete comunque che Kaiust è praticamente l'ultimo giocatore di movimento, tolte le riserve, a toccare palloni, 31. Però, secondo me, il lavoro positivo che ha fatto ieri Kaiust sono stati movimenti senza palla. E qui, secondo me, c'è una, diciamo, è una dimostrazione. Perché che succede? Di Lorenzo passa la palla a Osimhen, che nel mentre fa questo movimento.
Nel mentre però Kaiust, adesso il suo movimento ve lo metto in rosso, che fa? Fa questa specie di movimento senza palla e poi va qua, ok? Quindi diciamo che lui accompagna l'azione attraverso il movimento senza palla e per poco non stava anche andando al tiro e poteva potenzialmente anche segnare da quella posizione, perché alla fine dell'azione, ragazzi, Kaiust si trova qua dove ho messo l'ellisse. Lui comunque poteva andare a finalizzare questa azione e potevamo parlare anche di un gol. Poi tra l'altro, ragazzi, questa azione è quella che poi porterà al tiro da fuori di Kvara, dove c'è la parata bella da vedere di Svilar. C'è un'altra occasione che purtroppo non sono riuscito a trovare perché non mi ricordavo il minutaggio, però c'era un'azione dove Kaiust si era inserito in area tra i difensori e se la palla diciamo fosse arrivata a lui avrebbe fatto gol, perché era a porta vuota ed era in gioco perché si era inserito coi tempi giusti. Quindi Kaiust ha rischiato ieri di fare anche gol. Arriviamo poi al 39esimo, qui purtroppo abbiamo il calcio di rigore per la Roma e niente da dire, ragazzi, qua è un errore singolo di Juan Jesus. Juan Jesus fa anche un errore abbastanza elementare che forse ti aspetti dal difensore inesperto, non di certo da uno che ha 34 anni e che comunque fa il difensore da un sacco di tempo. Qui praticamente va dentro l'area a fare questo contrasto, arriva in ritardo su Azmoun, lo prende in pieno. Qui secondo me Juan Jesus doveva fare solo una cosa, doveva temporeggiare, lo doveva portare un po' sul fondo, defilarlo un po' sul centrodestro, invece ha fatto questo intervento e poi è nato il calcio di rigore. Calcio di rigore dove però secondo me Meret si è comportato bene, perché si era spinto bene verso il palo di destra. Dybala comunque aveva tirato un rigore quasi perfetto, però Meret secondo me si è comportato bene in quell'occasione. Questa poi è l'azione del gol di Oliveira e qui Kaiust secondo me fa il lavoro più importante, perché va a andare a contrasto con Mancini e va a fare un contrasto anche pulito, prende soltanto il pallone. Oliveira diciamo riceve da Kaiust questo mezzo assist e poi c'è il tiro che poi verrà deviato anche dal buon Christensen che sta qui, e quindi poi si va sull'1-1. E la cosa bella dell'1-1 è che poi, se voi vedete replay, c'è Osimhen che si fionda sul pallone per prenderlo e portarlo sul cerchio di centrocampo, comunque a dimostrazione che la squadra comunque aveva voglia di vincere. 66esimo, azione dove c'è forse una delle poche palle gol della Roma, il tiro da fuori di Pellegrini. Allora, innanzitutto, secondo me qua Rachmani, Lobotka e Kaiust un po' troppo leggeri su Pellegrini. Nel frattempo ci abbiamo qui Azmoun che si era inserito. Qui Pellegrini poteva forse passarla, poteva diciamo anticipare il movimento che avrebbe fatto Azmoun e poteva passagli il pallone, e in questo caso, ragazzi, sarebbe stato da solo davanti al portiere. Ora non so onestamente se Azmoun è in fuorigioco, perché il piede sinistro di Azmoun sembra fuori, però poi c'è sotto, vedete, Oliveira, questo qua, il suo piede sinistro, che potrebbe metterlo diciamo in gioco oppure no. Comunque alla fine Pellegrini va a fare questo tiro che poi porterà alla parata di Meret, forse l'unica parata di Meret in partita. 71esimo, arriviamo a questa azione che a me ricorda molto quella contro Juve-Napoli, dove appunto c'è Osimhen defilato sulla destra che mette praticamente questa palla bella angolata per Kvara. Anzi, diciamo che questa palla va a finire un po' più di qua, ecco, va un po' più verso la porta. E qui, ragazzi, diciamo che c'è stato anche Christensen che comunque è riuscito, secondo me, proprio all'ultimo secondo a mettere quel piede e a impedire a Kvara comunque di andare al tiro. Però voglio sottolineare il passaggio che ha fatto Osimhen. Qua secondo me Osimhen ha fatto un passaggio comunque difficile e che non ti aspetti da uno come lui, ecco. Rigore di Kvara al 79esimo, qua c'è poco da dire. Qui, in questo, adesso ve lo segno, qua. Anzi, aspettate, perché qua Paint un po'. Avete capito, lasciamo stare. Renato Sanchez va a colpire Kvara e quindi c'è calcio di rigore. Ora arriviamo al secondo gol della Roma. Allora, ragazzi, innanzitutto il cambio sul calcio d'angolo, sappiamo che è un po' una regola non scritta, no? Non si fanno mai i cambi prima di un calcio d'angolo, perché c'è il blocco che comunque deve rimanere quello lì. Se entra uno a freddo potrebbe
potrebbero succedere cose sgradevoli. Il cambio sul calcio d'angolo, diciamo che è uno di quelle diciamo conferme che comunque Calzone è ancora un allenatore inesperto che sta facendo appunto esperienza come allenatore in prima. A parte quello, siamo in questa situazione. Allora, marcature, diciamo mezze a zona e mezza uomo, perché ci abbiamo Lobotka che sta qui su Pellegrini, questo giocatore di spalle che dovrebbe essere Olivera che marca Mancini, Raspadori e Ngong che marca una zona, Di Lorenzo che sta qui proprio il più vicino alla porta che tiene d'occhio Cristante, Østergaard sta qui, Osimhen anche lui a zona, così come Rachmani, e poi ci abbiamo Juan Jesus e Anguissa che controllano, diciamo, Abram. Questo è il momento nel quale Dybala tocca il pallone per calciare il calcio d'angolo. Vedete, ora vi faccio vedere il frame dove arriva la sponda. Sponda che viene fatta da Ndicka. E che succede? Guardate qui, ragazzi. Juan Jesus e Anguissa, insieme anche a Rachmani, salgono. C'è comunque una linea difensiva che sta facendo il movimento in avanti, che quindi sta salendo nel tentativo magari di mettere in fuorigioco, per esempio, Abraham, che sta qua. Che se voi vedete da questa angolazione, no, sembra che sia in fuorigioco. Poi però che succede? Succede questo. Scopri che c'è il tacco di Di Lorenzo che tiene in gioco Abraham. Quindi ragazzi, sul secondo gol, secondo me, la linea difensiva, quindi i vari Juan Jesus, Anguissa, avevano fatto una cosa giusta, cioè alzarsi e mandare in fuorigioco Abraham. Il problema è che Di Lorenzo, che stava dietro rispetto agli altri, stava più indietro, quindi doveva fare qualche metro in più. Di Lorenzo tiene in gioco tutti e quindi quel movimento in avanti della linea è stato inutile. E quindi diciamo che il gol di Abraham nasce perché Di Lorenzo non è al passo della linea e quindi, stando più indietro, tiene in gioco Abraham. Quindi questi, ragazzi, sono state un po' le immagini principali. Adesso andiamo a vedere un attimo SofaScore. Allora, andremo molto veloci. L'attacco momentum è abbastanza autoesplicativo. C'è stato un dominio del Napoli nel primo tempo. Nel secondo la Roma, specialmente all'inizio, ha fatto qualcosina, però in complesso il Napoli ha comandato la partita. E lo dicono anche i dati, 2.97 di XG, quindi il Napoli avrebbe fatto, diciamo, da statistiche almeno 3 gol. Possesso palla leggermente meno, 26 tiri, 9 in porta, 11 fuori e 6 bloccati. 9 tiri in porta su 26, quindi diciamo quasi un terzo. Grandi occasioni create 7, mancate 6. Questo proprio è l'emblema, è proprio la statistica che ti va a confermare che il Napoli ieri è stato sciupone. 7 parate di Svilar, che comunque evita un gol. Passaggi più o meno siamo lì, un poco più la Roma, 86% di precisione, 48 palle lunghe fatte, 30 andate a buon fine, 7 cross fatti bene su 19. Queste sono le posizioni medie, un Napoli comunque che ha avuto il baricentro nella metà campo avversaria. Abbiamo praticamente Juan Jesus, che è il giocatore più arretrato, che comunque sta a una certa distanza. Vedete, comunque la difesa è stata molto alta ieri. Vedete la vicinanza tra Di Lorenzo e Politano, vuol dire che hanno lavorato bene di catena. Dall'altra parte è Kajust che supporta molto Kvaratskhelia, vedete com'è vicino, mentre Olivera è un po' più defilato. Anguissa me lo aspettavo in una posizione leggermente più avanzata. Andiamo a vedere le statistiche singole molto velocemente. 3 difensori su 4 sono quelli che hanno toccato più palloni: Olivera, Juan Jesus e Rachmani. Poi subito dopo Kvaratskhelia. Meno male, finalmente si è preso più in considerazione Kvara. Se vi ricordate le ultime partite era tra gli ultimi per tocchi fatti. A livello di precisione dei passaggi, bene Rachmani, Juan Jesus ne ha sbagliati troppi. C'è stata qualche sbavatura a livello di passaggi, specialmente da parte di Juan Jesus. Osimhen e Kajust creano 4 passaggi chiave, quindi dal punto di vista dell'ultimo passaggio molto bene sia Kajust che Osimhen, così come Kvara, Ngong e Politano che ne hanno fatti 3, poi Lobotka 2, Anguissa 2, diciamo, altra conferma che comunque si è creato abbastanza. A livello di contrasti, bene Kvara 12 su 20, Anguissa 6 su 11, quindi più del 50%, Olivera 3 su 5, Di Lorenzo malino, Rachmani pure, Lobotka idem. Sotto il punto di vista dei contrasti qualcosina
è mancato ieri, specialmente dei difensori. A livello di duelli aerei vinti, Rachmanin ha vinto solo 1 su 5 ed è poco. Dal punto di vista delle palle aeree, diciamo, è anche una statistica questa abbastanza giusta, perché la Roma sulle palle aeree è pericolosa, lo sappiamo benissimo. Quindi ragazzi, detto questo, andiamo velocemente adesso a fare le pagelle. Che non si vedono. Perfetto, queste sono il bello della diretta. Pagelle comunque tutto sommato positive, però tenete conto che ho tolto un mezzo voto dal centrocampo in su, perché comunque ci sono state tante occasioni create che sono state appunto sciupate. Meret 6,5, fa una sola parata su Pellegrini, ricordo qualche uscita alta, però nel complesso quando la Roma attacca quelle poche volte lui si fa trovare sempre presente. Sul rigore secondo me si è comportato bene. Di Lorenzo 6 perché comunque non ha attaccato tantissimo, e sul gol di Abraham lui tiene in gioco tutti, ecco, quindi per quel motivo gli tolgo quel mezzo punto. Rachmani 6, una partita senza infamia e senza lode, sicuramente ha fatto meno errori di Juan Jesus, che si prende il 5 e la palma di peggiore in campo. Ragazzi, Juan Jesus sul primo gol provoca il rigore, aveva anche fatto delle chiusure interessanti, comunque aveva fatto un po' il suo lavoro, però purtroppo c'è quella sbavatura del rigore e quindi non gli possiamo dare un voto positivo. Olivera 6,5, comunque fa il gol anche se abbastanza fortunato, però ha spinto di più rispetto a Di Lorenzo. Lobotka 6, Lobotka c'è stata anche un'occasione dove è andato al tiro, qualche passaggio un po' sbagliato, però nel complesso comunque è sempre quello che non si tirava indietro, da sempre l'anima, e poi ha fatto anche un tiro in porta, dove aveva fatto tra l'altro anche un movimento interessante da attaccante, ecco, quindi il 6 io lo voglio dare. 6 a Kajust, perché comunque ha fatto bene, mi è piaciuto coi movimenti senza palla, ha fatto comunque l'assist per il gol di Olivera, quindi nel complesso, ecco, Kajust forse ieri possiamo dire che è stata la sua partita più bella in tutto l'arco della stagione, e io continuo a battere su questo ferro bollente. I nuovi presi quest'anno secondo me vanno rivalutati l'anno prossimo con un'atmosfera, con un ambiente un po' più calmo e un allenatore che sa fare l'allenatore. Anguissa 6,5, gli avrei dato sinceramente il 7, anche il 7,5, perché comunque Anguissa nelle due fasi ieri bene, specialmente nella fase offensiva ha fatto tanti movimenti in avanti, ha sostenuto Politano e Osimhen, purtroppo però quella palla che si mangia clamorosamente gli fa togliere mezzo punto. Politano 6 è tra tutti quanti quello forse che ha creato un po' meno rispetto agli altri, ricordo un suo cross di sinistro dove appunto lui stava sulla sinistra, c'è stato un certo punto l'azione dove c'è Osimhen che va a colpire di testa e sfiora il palo, c'è Politano a sinistra e Kvara al centro, e Politano fa questo cross proprio col sinistro, col suo piede, fa anche il solito lavoro senza palla, la fase difensiva la fa, quindi il 6 se lo piglia. Kvara 6,5, e lui è quello che crea sempre più di tutti quanti, fa anche un tiro dove c'è la parata di Svilar, c'è quell'occasione che vi ho detto prima, stile Juve-Napoli, dove poteva andare al tiro, comunque ha creato abbastanza, e quindi gli diamo il 6,5, e poi Osimhen ragazzi si prende il 7. Qua rispetto alla partita contro il Frosinone non dico che si è mangiato i gol, perché c'è stato un portiere che gli ha appunto chiuso la porta in faccia, che è Svilar, perché Osimhen oggi poteva fare tranquillamente almeno una doppietta, forse anche una tripletta, però davanti ha trovato uno Svilar ed è il migliore in campo, e mi sono dimenticato di colorarlo rispetto agli altri, ecco, però Osimhen si prende la palma di migliore in campo. Panchine, senza voto a Traoré, Raspadori e Ostigard, tipo Raspadori 4 palloni toccati, Traoré 6, quindi ingiudicabili. 6,5 però a Ngong, ragazzi, Ngong in praticamente 20 minuti, 3 passaggi chiave, e in uno ve l'ho fatto vedere anche prima, c'è questo pallone che dà in profondità a Osimhen dove poi chiude Svilar, quello è un assist potenziale, in generale ne ha fatti 3 di assist potenziali, ha fatto bene anche in fase di non difensiva perché ne ha vinto 2 contrasti su 2, quindi in 20 minuti Ngong ha fatto molto molto bene. Calzona 5,5 perché ancora una volta coi cambi si è dimostrato inesperto, e secondo me ha avuto anche un po' di paura, perché se tu mi togli Traoré e mi metti Ostigard mi stai dando il segnale che ti vuoi difendere. Poi ragazzi, la questione di Traoré, no, l'ho detto anche nel post partita ieri, tu mi dici che c'è un problema alla vite,
Allora perché me lo metti in campo? Io questo voglio capire. Che poi me lo togli. Cioè, Traoré ha fatto scarsi 20 minuti. Perché me lo metti se poi se mi dici prima che hai avuto un problema alla vite? Calzona, purtroppo, cioè non purtroppo, sta dimostrando comunque di essere un allenatore inesperto, che è diverso dal dire che è scarso. Ecco, non è, Calzona non è scarso, è inesperto, è novellino, è comunque la prima esperienza da allenatore in prima, ci sta che faccia delle cose comunque da novellino. Per esempio il cambio prima di un calcio d'angolo è una cosa che si fa da novellini e che ricordo faceva anche Gattuso. Le pagelle finiscono qui. E voglio chiudere il video parlando un attimo di una cosa. Sapete benissimo ieri sera che è uscita fuori questa notizia che ci sono stati Juan Jesus, Anguissa e Osimhen che hanno scavalcato Di Lorenzo e hanno chiesto a Calzona di annullare il ritiro in settimana. E addirittura Juan Jesus e Di Lorenzo sono venuti alle mani, ok? Allora, innanzitutto voglio dire una cosa. Secondo me dare questa notizia subito dopo una partita comunque che si è pareggiata, dove il protagonista in questione ha fatto anche degli errori difensivi, la trovo un po' una vigliaccheria, la trovo scorretta e la trovo anche come un pretesto per aizzare Juan Jesus come il capro espiatorio di tutti i problemi del Napoli, perché adesso magicamente è Juan Jesus il problema, vendiamolo così risolviamo tutti i problemi. A parte che vendere Juan Jesus mi sembra una cosa impossibile, perché è un 34enne che tra un anno gli scadrà il contratto. Chi va a spendere soldi per un 34enne quando sa che tra un anno lo può prendere a zero? Quindi, la trovo una vigliaccheria fare sta cosa. Detto questo, il fatto che si sono venuti alle mani è una cosa comunque brutta, perché comunque tu non vai a rispettare le gerarchie. Però sotto un certo punto di vista, non dico che è normale, non dico che capita, però sicuramente in una situazione come quella attuale, no? Dove comunque l'atmosfera è negativa, gli umori sicuramente non sono positivi. Cioè, l'anno scorso dicevamo, va tutto bene, sono tutti contenti, sono tutti felici, pure quelli che giocano poco non si lamentano. Quest'anno è esattamente l'opposto, va tutto male e quindi certe cose possono succedere con un po' più di facilità. Ma non è che Juan Jesus e Di Lorenzo si odiano. Io penso che poi si sia fatto un po' di chiarimento, che si saranno parlati, che insomma anche con Calzona secondo me c'è stata la mediazione. Però dico, un episodio del genere può capitare con più facilità in una situazione come quella del Napoli, che è negativa. L'anno scorso chi è mai successa una roba del genere? No, perché andava tutto bene. Quindi ragazzi, quello che dico io è, non diamo troppo peso, ecco, a questa cosa, perché secondo me in una situazione del genere queste cose possono succedere più spesso. Ripeto, Juan Jesus e Anguissa hanno sbagliato, ma sono sicuro che poi dopo si sono chiariti e avranno fatto pace, su questo ne sono abbastanza convinto. Detto questo, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, ragazzi, ditemi un po' le vostre pagelle, il vostro migliore in campo, il vostro peggiore in campo. Lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, forza Napoli! Ora, lunedì si gioca Udinese-Napoli. Questa partita è Udinese-Napoli. Si gioca lunedì e niente. Ci vediamo alla prossima.